camera del quinto piano, ha un pitone in salotto, un guardiano fidato. Il suo ex ogni sera davanti al portone con un martello in mano. Non v'è ragione alcuna di aver paura, di aver paura. Questa è la conclusione dei funzionari della questura. La signora del quinto piano approfitta del caos metropolitano. Esce sempre al mattino e con passo spedito si reca al lavoro. Signorina, per caso ho visto mio marito? Di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? Antistupro ammaestrato. Un bel giorno il bestione fuggì dal suo covo blindato e arrivò al pian terreno. Non ebbe neanche il tempo di battere i denti per la paura. Pepito il chihuahua iperteso, poco amichevole della portiera. Dopo tre settimane dalla venuta cattura del rettile in fuga, evidenziò la scomparsa misteriosa della padrona. Signorina, mica ha visto un uomo col martello? Di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? Signorina, mica ha visto un uomo col martello? Di che colore era il suo vestito? Quanto tempo restava in zona? Le ha rivolto mai la parola? La signora del quinto piano fu ritrovata murata nel bagno. Quella lettera di un anno prima, la prova schiacciante lasciata in questura. Descriveva con precisione il rituale di sepoltura. Ma non vi era alcuna ragione di avere paura, di avere paura. Signorina, mica ha visto un uomo col martello? Di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? Signorina, mica ha visto un uomo col martello? Di che colore era il suo vestito? Quante lettere aveva in tasca? L'uomo col martello è stato avvistato in un bar del centro di Buenos Aires. Il pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale, in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo. I funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura. Di avere paura. Di avere paura. Di avere paura.